Amici sportivi, il Palermo ha smarrito la strada della vittoria, non vinciamo da 6 partite, pareggiamo da 5, l'andamento sarebbe, diciamo, deficitario se non fosse che in realtà pareggiano in tanti, alcuni anche perdono, per cui il Palermo resta a vista con i playoff. Però secondo me, e di questo parleremo, l'occasione di Cittadella è palesemente un'occasione sprecata e crea anche qualche interrogativo in vista di un futuro in cui serviranno i gol e serviranno la vittoria. Sarà questo l'argomento principale e sicuramente ne troviamo anche altri, per esempio gli infortuni. Giocheremo senza Marconi e senza Brunori contro il Modena e dobbiamo un po' capire che futuro ci aspetta. Lo capiremo come sempre con il nostro capobanda Fabrizio Vitale. Ciao Fabrizio. Ciao Guido Monastra. Eccoti qui come al solito. Il nostro vecchio guru saggio incoppolato Salvatore Seraci. Ciao Salvatore. E con Giuseppe Leone, che vedo al solito posto di combattimento. Buongiorno. Allora, chi comincia? Comincia Salvatore, subito. Se provi a smentirmi, ti picchio. Però questo è un Palermo che non mi è piaciuto, quello di Cittadella. Ma no, io penso che tu abbia fatto bene. Il titolo è un po' stretto, poi però tu hai esteso il discorso ed è quello più interessante, secondo me. Il Palermo deve interrogarsi su tanti punti: le rimonte subite, i pareggi in fila, le tante volte in cui ha subito 3 gol, la difficoltà ad approfittare della sua supremazia, spesso evidente, e poi gli infortuni di Marconi e Brunori, che purtroppo sono gli ultimi di una lunga lista di incidenti muscolari, la storia dei primi tempi regalati agli avversari e l'incapacità di mettere a frutto quella che è una qualità importante del Palermo, e cioè uno spessore tecnico e collettivo che è decisamente superiore, specialmente in alcuni uomini. Io devo dirti che francamente mi aspettavo l'arrivo dei nuovi desse più personalità alla squadra, invece siamo ormai in rettilineo di arrivo e c'è tanto da migliorare, dalla continuità alla definizione del gioco fra i reparti, alla scelta di maggiori certezza sulla squadra standard. Però resta il fatto, lo anticipavi tu, di una stagione fino a questo momento positiva, a giudicare tra l'altro dalle prime ambizioni dichiarate dalla società, che oggi comunque sono sorpassate dai fatti. Certo Fabrizio, però onestamente mai come in questa partita il Palermo mi era sembrato più forte dell'avversario. Era incomprensibile il 2-0 maturato nei primi 20 minuti in cui Palermo non c'era, è incomprensibile forse anche il modo in cui non si è riusciti per l'ennesima volta a difendere il vantaggio del 3-2. Questa è la mia opinione, è un Palermo che ha fatto un passo indietro. Ma io, a me era piaciuto di più il Palermo di Pisa, che fosse nettamente superiore a Cittadella, no, no, perché se no non fai, secondo me, quell'inizio di primo tempo in cui hai riservato agli avversari le occasioni che non si devono concedere a difesa schierata. Il primo gol è veramente la fotocopia del primo gol che il Perugia fa a Perugia contro il Palermo, cioè il primo tempo di Cittadella è il primo tempo di Perugia, né più né meno. Sono passate però 9 partite. Sì, ma non per merito della squadra, non per merito della squadra avversaria. No, io ti dico anche per merito della squadra avversaria, perché se la squadra ti aggredisce in questo modo e poi riesce a penetrare complice anche una tua disattenzione a livello di copertura, non è che il Palermo gli ha regalato la palla a Cittadella, però in qualche modo l'ha messo in condizioni di fare il suo gioco. Ricordiamoci che il loro attaccante Maestrello fa un signor gol da attaccante. C'è qualche cosa che non ha funzionato come non aveva funzionato a Perugia. Però io voglio dire, il primo gol Gomez perde palla, Mateiu copre con una leggerezza, diciamo, Perugia, di fondo. È uguale. Esattamente, poi regaliamo anche il rigore, non riusciamo a passare alla metà campo, avevamo ancora gli occhi pieni della prestazione di Pisa e ti dico che è un passo indietro e soprattutto dico, non mi è sembrato, sottotono il Palermo, non sopratono di Cittadella, e questo è quello che mi preoccupa nel momento in cui adesso tu devi andare a vincere più partite se vuoi centrare i playoff. Poi se non li centriamo siamo comunque in linea, come dice Salvatore, con i programmi di stagione, però visto il campionato per me sarebbe un delitto. Guido, io parto dal presupposto che vai a giocare in trasferta e c'è sempre un avversario che lotta adesso con i denti e con le unghie, perché comunque il Palermo becca sempre gli avversari quando sono con l'acqua alla gola per qualche obiettivo, o sopra o sotto. Erano impauriti di venire risucchiati con una sconfitta nella zona retrocessione, cioè non è tutto scontato secondo me. Sono d'accordo con voi
che è stato un passo indietro rispetto a Pisa, ma ribadisco quello che ho detto la settimana scorsa: se Palermo ancora lo step non l'ha fatto, uno step imposto da Corini, perché Corini è da almeno un mese che dice alziamo l'asticella, vediamo se siamo abituati a stare lì su, vediamo se abbiamo la mentalità per poter agganciare determinate posizioni. Evidentemente, se il Palermo non l'ha fatto, vuol dire che ancora non ha la prontezza per farlo. Ed è questo e c'è un problema mentale, allora. Ed è questa la domanda che ci facciamo anche in prospettiva futura. Giuseppe, non so se il primo tempo a me mi ha fatto molto arrabbiare, perché era come se la squadra non fosse entrata in campo, e ho rivisto altre prestazioni del genere, perché poi ti basta che giochi 10 minuti con mezza squadra, neanche con tutta, secondo me, per rimettere in piedi la gara. Sì, no, ma infatti alla fine del primo tempo, ma anche alla fine del secondo tempo, mi è venuta proprio in mente la partita di Perugia, come sottolineava giustamente Fabrizio. E poi non è stato neanche come il primo tempo di Perugia, proprio i primi 20-25 minuti. Questo significa che il Palermo, soprattutto fuori casa, soffre spesso l'approccio aggressivo degli avversari, che giustamente... ci sono anche gli avversari in campo che giocano in casa e che hanno bisogno di punti, però diciamo bisogna anche imparare dalle lezioni precedenti, e il Palermo spesso queste lezioni in questo momento sta dimostrando di non averle imparate a sufficienza. Poi però viene fuori un Palermo che già già prima di andare al riposo l'aveva rimessa sui binari giusti, perché poi tu dici... Il rammarico più grande è che l'avevi ribaltata, Giuseppe, il rammarico più grande è che per la prima volta, certo, partendo da sotto l'avevi ribaltata e la potevi vincere. Da un lato c'è il rammarico sicuramente, dall'altro però ti dice che questa squadra è viva. E comunque questa squadra è viva. Ma perché Fabrizio vieni poi pure di nuovo contro rimontato? Perché comunque partire spesso fuori casa 1-0 sotto, come due giorni fa addirittura due gol sotto, e comunque poi c'è un dispendio di energie fisiche e mentali non da poco. E quindi poi... ho capito, questa non è colpa degli altri. Secondo me devi partire con un modo più aggressivo di interpretare la partita. Ripeto, col Pisa io ho... mi sono fatto una ragione di quel pareggio. Il Pisa era più forte della media e si vedeva. Il Cittadella secondo me no. Io sono convinto, Salvatore, Corini secondo me, al di là delle recite dei dopo partita, dove le parole sono anche sempre molto bilanciate e molto in equilibrio con l'ambiente, io penso che Corini sia arrabbiato. Ma secondo me è incazzato nero, perché francamente, sai, lui è partito prima col dire questo Palermo deve salvarsi, in linea ovviamente con quelle che erano le ambizioni della società. Poi piano piano hanno capito che questa squadra aveva una sua logica, un suo senso e una sua forza. E se tu vedi fino a Genova, il Palermo è stato di un crescendo straordinario. Poi secondo me non è riuscita a capitalizzare il fatto che questa squadra poteva fare veramente di tutto, perché i play-off già diventavano stretti, tu potevi ambire addirittura al secondo posto in quel momento lì, e lì non c'è stata la forza di fare quello che il Palermo poteva. Ecco perché Corini ha alzato giustamente l'asticella, però la reazione non è stata quella che si pensava. Paradossalmente il mercato di gennaio, che ha portato gli uomini migliori, è stato il momento in cui il Palermo ha cominciato a perdere qualche colpo. E questo è però dico, volevo sottolineare, Salvatore ci mette anche il carico con il solito garbo che lui ha, però questa è una preoccupazione. Dimmi, Giuseppe. No, scusami Guido, scusami se ti interrompo. No, figurati. Oddio, non erano tanto parole bilanciate quelle contro quelle del post Cittadella, perché per la prima volta ho sentito Corini sbilanciarsi in avanti sul discorso playoff, andando a memoria. Lui ha Guarda, detto, è ormai un mese che Corini è ormai un mese che Corini tira sui playoff, e vi assicuro che
conoscendolo un poco, visto che è stato giocatore qua per diversi anni, il primo a voler fare questo salto è lui. E sta spingendo, ma se i giocatori non recepiscono, evidentemente c'è un livello limitato. Sì, quello che però io vorrei dire, lo dico a voce alta, così mi sentite tutti e tre, qui non è un problema di schemi che non funzionano, non è un problema secondo me di condizione atletica o del fatto che Brunori sbagli o non sbagli un calcio di rigore. La verità vera è che per 25 minuti il Palermo non era in campo e non posso credere che la forza propulsiva offensiva della Cittadella era tale da crearti un imbarazzo. Era una squadra molle nella testa e quindi questo è un problema. Dimmi. Io piano piano ho introdotto appunto questo discorso qui di cui adesso tu stai parlando, senza aprire la porta principale, cioè è la testa che conta ed è lì che siamo mancati, perché ragazzi abbiamo fatto un crescendo di prestazioni che ci hanno portato veramente in sesta posizione e io pensavo che questo Palermo riuscisse addirittura a raggiungere il Genoa, perché mi sembrava una squadra convinta, eccetera. Invece, a quanto pare, erano andati oltre le loro possibilità da un punto di vista mentale. Ma da quando è arrivato il problema mentale? Da quando l'allenatore e la piazza hanno incominciato a spingere sui playoff. Quindi, evidentemente, come dici tu, c'è un discorso di pressione da reggere e che non è retto. Appunto, non sono stati all'altezza di reggerlo, perché altrimenti non si spiegherebbero tante partite. Io vedo partite di Serie B ignobili, però entrano in campo, porca miseria, se le danno di santa ragione dal primo all'ultimo minuto. Tranne Bari e Frosinone, che mi parevano con la pasta con le farde a centrocampo. Però scusami Salvatore, ora voglio dire... Il calcio è fatto di cose di pallone, certo c'è anche la testa, ma è fatto di pallone, di schemi, di valori in campo. È fatto anche di testa, però ti voglio dire, va tutto bene, entri in campo 20 minuti e non ci sei, ribalti la partita onestamente col minimo sforzo, bravo a ribaltarla, segni anche il 3-2, gli applausi a Di Mariano e sono... altri. E come fai poi non avere la testa negli ultimi 20 minuti a concedere e a rischiare addirittura di perderla? Perché noi abbiamo rischiato di perderla nel recupero se viene dato quel rigore. Ma se ci sono due errori colossali, prima da parte di Bettella che su un'azione a difesa schierata con un cross tra l'altro neanche troppo veloce non riesce a prendere il tempo al loro attaccante che adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo come si chiama, e poi c'è quell'incidente Maestrello, e poi c'è anche quell'incidente per fortuna che non ha causato danni del tocco di mano di Nedel Searu, e evidentemente c'è la testa che non riesce a tenerti in partita per 95 minuti. Che poi adesso ora sentiamo, perché vedo che ci sono già molti commenti, che poi vorrei dire, non è un problema che io divento pazzo quando prendi tre gol e ti dicono è la difesa che non funziona. No, non ha funzionato il Palermo, perché non ha funzionato neanche Gomez, non ha funzionato bene neanche Saric, non ha funzionato come ci aspettiamo neanche Verre. Alla fine Di Mariano fa due gol, cosa gli vuoi dire? Però ha toccato veramente pochi palloni, così come anche Brunori per ora attraversa una fase incostante, poi ha fatto il gran gol, ha fatto anche una bella iniziativa, quindi difesa poco protetta, non è soltanto i difensori, premesso che Bettella ha giocato male e che Nedel Searu ha forse fatto la partita meno pimpante di tutta la stagione. Quindi è un Palermo che veramente mi ha un po' sconcertato. Sentiamo i commenti così entriamo nel vivo e rispondiamo anche a qualcuno. Sono tantissimi, come sempre, è la solita raccomandazione, non scrivete messaggi chilometrici perché sennò abbiamo difficoltà, oltre che a pubblicarli in video, a sintetizzarli. Diciamo che c'è comunque un mood abbastanza ottimista nonostante il pareggio che suona quasi come una beffa. Però sono in tanti a dire che comunque il lavoro di Corini è sotto gli occhi di tutti. C'è Angelo Ferlazzo, per esempio, dice troppi detrattori di Corini, ma nessuno che si chiede se alcuni giocatori non stanno deludendo le aspettative. Bettella, Tutino e Vido tutti. Poi c'è Guido Cusimano, da Guido, lui a Guido, tu. Tutina sembra o no la copia sbiadita di Fella?
No, poi... come copia, come giocatore no, Tutino, tra l'altro Tutino più di Fella con le dovute proporzioni di categoria dimostra di avere le qualità per emergere, però è chiaro che Tutino a me non mi è piaciuto fino ad ora, perché anche nel secondo tempo di Cittadella non è entrato in campo in maniera decisiva, non aveva una squadra grande con grande gioco a supportarlo, però ecco, quando entra Soleri si vede diversamente, anche quando entra Bro, giocatori più da combattimento, anche l'ingresso di Damiani in campo a me non è dispiaciuto, domenica ha fatto buoni 10 minuti e Tutino deve fare certamente di più. Tutino, io ho una mia idea, se poi dilla, volete certo, poi ve la dico. Dilla. Tutino sicuramente non sta rendendo per come ci si aspettava, però intanto entra nell'azione del terzo gol, perché va entra a inserirsi, come vittima, protegge la palla, se non fosse stato gol probabilmente sarebbe stato un rigore, perché viene fatto un fallo appena dentro l'aria, ma questo non è per scagionare Tutino. Tutino secondo me sta pagando il cambio di ruolo, quel cambio che tanto lui aveva auspicato e che lo ha fatto andare via da Parma, ma che gli sta comportando un adattamento, perché questo giocatore negli ultimi 2 anni ha giocato esterno di un tridente di trequartisti a ridosso della prima punta. Giocare, sì, scusate, da seconda se punta, non è una questione di testa questa, qual è la questione di testa? Sta scontando, esatto. Guido, prenditene sta scontando, conto, il pallone esatto. Non è fatto del pallone, il pallone è fatto prima di gente che pensa e che si deve adattare a un certo tipo di lavoro e un certo tipo di comportamento. Quindi vieni al mio discorso. Insegnargli come stare in campo. Ma la testa fa parte delle qualità di una squadra, anche le palle, diciamo, se vogliamo andare a fare l'autopsia corporea. Le palle corporea dipendono dalla testa. Certo. E su questo io sono d'accordo. Io non credo che sia soltanto una questione di testa, perché Tutino è entrato male in partita, per esempio. C'erano un paio di giocatori fuori fase. Buh. Giuseppe, a te è piaciuto Tutino? Scusa Guido, prima di rispondere alla tua domanda, sempre tornando al discorso della testa, ma infatti chi è che ti sta dando una mano in questo momento, in certi momenti difficili? Quei giocatori che hanno esperienza e che hanno testa, come Verre. Sì, come Verre, ma ti voglio dire, anche Soleri mette in carreggiata con quel rigore, mette quella palla, bella palla in mezzo all'area che poi scaturisce il gol di Brunori, altro giocatore con la testa che spesso ti ha tolto le castagne dal fuoco. Sono questi giocatori che infatti cercano di sopperire, a volte ci riescono, a volte in parte, alle carenze caratteriali del resto della squadra. Se mi dici se mi è piaciuto Tutino sabato a Cittadella, non tanto, anche se sono d'accordo con Fabrizio, è determinante nell'azione del terzo gol del Palermo di Mariano, però è chiaro che mi aspetto qualcosa in più. Secondo me, non dico che sarà una prova senza appello quella di venerdì sera contro il Modena, in cui non ci sarà Brunori, ma poco ci manca, perché lì credo che tornerà di nuovo tra i titolari e dovrà dare finalmente un segnale. Voleva intervenire Salvatore. Presenza. Fra quelli con la testa io ci metterei, e proprio segnandolo in nero, proprio con caratteri cubitali, Di Mariano. Ragazzi, questo per me è stato uno di quei giocatori che nel corso della stagione ha dato di più. È stato criticato perché non faceva gol, è stato criticato a destra, è stato criticato al centro, è stato criticato lì, però poi vai a vedere, Di Mariano è uno che c'è sempre. C'è sempre per la squadra e c'è sempre per il risultato. E ha cambiato pure ruolo, perché sta giocando in un ruolo che non è propriamente suo, si sta adattando, ha preso le misure e adesso sta incominciando a incidere. E sta giocando anche con qualche fastidio, mi sembra di capire, da quello che ha detto. Al ginocchio. Ah, bravo! Sì, sì. Bravo. Sì, sì, sì. Sta giocando con un fastidio al ginocchio. Quindi evidentemente è una questione, Guido, di carattere. C'è chi ce l'ha di più e c'è chi ce l'ha di meno. Infatti, secondo me, queste ultime nove partite, oltre a essere importanti per capire se il Palermo può entrare dentro i playoff, secondo me ci entrerà, sono partite di valutazione in chiave prossimo anno. Che poi quella del carattere è una delle accuse che i contestatori di Corini fanno proprio a Corini. Ma non è Corini gioca, cioè, con quattro attaccanti, ragazzi. Corini gioca con Di Mariano, Soleri, Verre e Brunori. Cioè sono quattro giocatori offensivi. Ma come dovrebbe partire meglio?
Si vede un giocatore offensivo. Gioca a centrocampo, ma per proiettati in avanti. Di Mariano è un attaccante prestato anche a Aurelio, fare il se quinto. Vogliamo, in questo Aurelio ha più partite. Prevenzione offensiva e poi c'hai Brunori e Soleri in questo momento nello schieramento iniziale. Ma come dovrebbe partire? Dovrebbe giocare senza centrocampisti o senza difensori? Io francamente faccio fatica a capirlo. Ribadisco che secondo me queste 9 giornate saranno utili al tecnico e alla società per fare valutazioni anche in chiave futura. Ancora con i messaggi. Allora, sempre sono contro Tutino, Leonardo Federico Rosanello, Tutino è evanescente, Vido poteva entrare per Tutino, non per Soleri. C'è chi se la prende anche con l'arbitro, Piero Mandracchia, cioè con un altro arbitro almeno decente Cittadella avrebbe terminato la partita in 8, hanno picchiato come Fabbri dall'inizio alla fine. A me l'arbitro non mi è piaciuto per niente, secondo me fra i peggiori in campo, però onestamente non incidente sul risultato. Beh, Guido, se Branca lo espellevi 10 minuti prima, la partita poteva cambiare. Inoltre c'è un rigore che lui non vede su Brunori dopo quello dato al Cittadella, e poi c'è una gestione dei cartellini che fa ridere anche nell'occasione dell'espulsione dell'allenatore. Perché o li espelli tutti e due o li ammonisci tutti e due, tant'è vero che poi l'ha espulso nel secondo tempo Gorini. Sì ragazzi, eccetera. Ma non si può vedere una sola partita. Il Palermo ha avuto 10 rigori a favore, è stata la squadra che ha avuto forse più rigori di tutte assieme al Bari, qualcosa del genere insomma. Sì, ma la gestione arbitrale ha lasciato molto a desiderare. Non possiamo lamentarci degli arbitraggi, non è questo il discorso. Quelli hanno fregato un gol all'ultimo minuto perché c'è 2 centimetri di fuorigioco, 2 centimetri. Adesso io dico che è sbagliata la norma, loro fanno bene o non fanno bene a darli, questo è un altro discorso, ma la norma è sicuramente sbagliatissima, lì non c'entra l'arbitro, lì il discorso scusa, è che Salvatore Branca andava espulso quando dà la gomitata di reazione a Verre o no? Sì, ho capito, ma loro sono... E allora abbiamo già detto tutto. E vabbè, gli dai 2 punti in più che è cambiato il nostro campionato. Siamo sempre in linea con questi discorsi qui, dai, su. Ma con 2 punti in più sei dentro la zona playoff. Comunque. Sì, però... ma se quelli fanno il gol all'ultimo minuto, dai, se quelli certo. Fanno il gol all'ultimo minuto, entrano però loro nella gol. Zona playoff. Sì, secondo me dopo il 3-2 la partita non è stata gestita bene. Un altro messaggio ancora? Con questo allenatore, dice Valentino Berizia, nemmeno l'anno prossimo arriverà la Serie A, è troppo timoroso, anche se verranno giocatori importanti, a Corini manca il coraggio, soprattutto quando passa in vantaggio, che era quello di cui dicevamo... E già abbiamo risposto in qualche maniera nel... Esatto, poi... Angelo Ferrazzi, gol non nascono da errori del tecnico, ma da Gomez e Bettella che si addormentano, cosa c'entra il tecnico? L'unica cosa che gli contesta è l'inserimento come playmaker di Gomez. Boh, allora, continuiamo con i commenti, ma fra pochissimo, perché abbiamo un break pubblicitario di pochissimi secondi, poi torniamo perché dobbiamo ancora analizzare alcune cose, fra cui anche il Palermo di Modena, che giocherà venerdì sera contro il Modena, con un Brunori che al 99,9% non ci sarà. Rieccoci, pochi secondi come avevamo promesso, vi ricordo sempre di ringraziare Blog Sicilia, Stadionews.it e Videoregione che producono questa trasmissione, che vi danno spazio per i commenti, la nostra community si va sempre allargando. Ringraziamo quindi anche loro, nel senso soprattutto che loro. Ogni lunedì sono davvero tanti e aprono dibattiti molto interessanti. Si fanno la guerra anche tra di loro con botte e risposte. Ci manda fanculo pure, diciamo, ogni tanto, però va bene, fa parte del gioco. Anche io ogni tanto mando Salvatore Geraci a quel paese, quando non è d'accordo con me lo mando sempre a quel paese, ci mancherebbe anche. Però, allora, ancora 2 o 3 messaggi perché oggi sono tantissimi e sono sempre in difetto con i nostri ascoltatori. Fabrizio. Allora, Lucinio Raggi, il Palermo con Soleri ogni azione può fare gol, grazie alle sue sponde e visione di gioco insieme a Verre. Poi Agostino Pernice, lo leggo e lo sintetizzo perché per favore vi chiedo ancora una volta di essere più sintetici nei messaggi. Agostino dice, dobbiamo guardare i primi 60 minuti di Pisa e i 60 minuti del Cittadella in cui abbiamo fatto grandi cose. Anche Corini sa che stiamo studiando per diventare grandi, quando chiuderemo le partite come quelle di Pisa, eviteremo gli inizi svagati come quelli con Perugia, Ternana e Cittadella, non ce ne sarà più per nessuno. Allora, entriamo nel secondo argomento della trasmissione, arrivano le piccole, ma... per vincere ci vuole di più, è un discorso che già abbiamo avviato in qualche maniera. Ecco, però a proposito di testa, Salvatore, tu parli di testa,
Per vincere, che è una cosa diversa dal non perdere, ci vuole veramente la testa, ci vogliono le palle e ci vuole anche qualità. Adesso è giusto che noi da giornalisti del settore diciamo abbiamo un calendario teoricamente più facile, le grandi, quelle più forti le abbiamo già più o meno esaurite, ci manca ancora il Parma e il Cagliari, però insomma complessivamente dobbiamo ancora incontrare le 5 squadre che stanno negli ultimi 6 posti, quindi diciamo, il calendario in teoria, ammesso che ci sia una teoria valida, ti dà una mano. Però ci vuole qualcosa di più, altrimenti non è che col Modena te la regalano. Ma attenzione, attenzione Guido, ha detto bene poco fa, ha introdotto il discorso Fabrizio. Il campionato entra ormai nel vivo, non ci sono partite facili, non ce ne sono più, ma immaginati a 9 giornate dalla fine, il Modena ha un solo punto in meno del Palermo e lotta per i playoff come del resto il Parma. Poi non dimentichiamo che il Como è salito all'11ª posizione, quindi è in una zona in cui può sperare, Cosenza, Venezia, Benevento, poi chi ci sono, Spal e Brescia lottano per non retrocedere. Qual è l'avversario facile? Chi sta dietro in questo momento ha solo voglia di recuperare, ma costi quel che costi, faranno le pazzie per farlo. Il Palermo invece può pensare al futuro e questo è il vantaggio. Ripeto ancora Fabrizio, perché Fabrizio già lo ha accennato, cioè il Palermo può pensare al futuro senza troppi affanni. E l'impressione adesso è che Corini abbia voglia, ormai dichiarata, sì, di entrare nei play-off anche per suscitare la reazione dei suoi, ma soprattutto stia pensando ad avere idee sempre più chiare per la prossima stagione, fermo restando che, attenzione, può succedere di tutto ancora. E sono d'accordo, proprio per questo ti dico, se a me una società mi dice questo è l'anno della costruzione, non pensiamo ai play-off, ti salvi, va benissimo, però in questa struttura di campionato poi ti resterebbe un po' di amaro in bocca. Però c'è una differenza fondamentale, Giuseppe, mentre fino a diciamo settimana scorsa il Palermo giocava con la teorica preoccupazione di poter essere ancora coinvolto nella zona per non retrocedere, perché lo scarto è sempre abbastanza piccolo, onestamente con 9 punti di vantaggio a 9 partite dalla fine e con 12 squadre sotto sostanzialmente, mi pare che il Palermo almeno sotto questo aspetto gioca a sgombro, perché io lo posso capire che tu dici, ragazzi, occhio a non perdere perché sennò ci risucchiano. Adesso è finita anche questa preoccupazione, è il momento in cui voglio vedere anche la brillantezza mentale e fisica. È anche divertimento, aggiungo io, Guido, proprio per le ragioni che hai appena elencato tu, cioè il Palermo a sigilli di bassa classifica credo li abbia ormai definitivamente archiviati per merito del Palermo stesso. E ora in questo momento hai veramente tantissimo da guadagnare e poco da perdere, devi provare a divertirti, cioè io sento per esempio le dichiarazioni dei giocatori o dell'allenatore del Modena dopo la vittoria col Pisa: andiamo a Palermo a viso aperto, ce l'andiamo a giocare, perché anche il Modena comunque ormai si è messo bene in classifica, deve essere questo l'atteggiamento del Palermo da qui alla fine, perché giustamente come diceva Totò sì, arrivano le piccole, ma sono tutte piccole che hanno bisogno di punti, però spesso quel bisogno di punti ti porta anche a fare più errori, ad avere più paura. Il Palermo dovrà giocare sulle paure anche di queste squadre che hanno un bisogno vitale di punti, mentre invece il Palermo di fatto è come se il suo l'avesse già fatto in questo campionato. Ora ha tutto da guadagnare, può veramente solamente divertirsi. Mi auguro che subentri questo atteggiamento da qui alle prossime 9 giornate. Fabrizio, la mentalità vincente si allena, diventi Juventus perché sei abituato sempre a vincere e a voler vincere ancora e a continuare a vincere e via dicendo. Secondo te, queste 9 partite, tu sei ottimista? Cioè, il Palermo ha finora soltanto pensato a non perdere, o perlomeno alla fine dei fatti? No, secondo me il Palermo ha provato a vincere e non ha perso, perché sta diventando una squadra che è difficile da battere per chiunque. Gli è mancato il saper vincere, ma come dici giustamente tu, una mentalità vincente si allena. E poi apro una parentesi: quanti giocatori ci sono in questa squadra che hanno giocato per andare in Serie A? Uno, Di Mariano.
Chi è che ti sta facendo la differenza per ora, come diceva giustamente Salvatore? Di Mariano, che appunto ha fatto due Di Mariano, che è stato ampiamente criticato. Poi andiamo a vedere, a parte Verre, che è l'extraterrestre di questa squadra e che è arrivata a gennaio. Mi sarei aspettato qualcosa di più da Saric e Segre, per esempio. Ma non sono giocatori che hanno giocato per vincere, hanno fatto i playoff, ci sono arrivati, non hanno mai ottenuto, diciamo, un risultato importante. Per dire, io so come si vince la Serie B direttamente o attraverso i playoff. Nel Del Cearo, una stagione in B retrocesso, Sala è retrocesso con Nel Cearo nonostante avesse avuto una buona esperienza all'Entella in Serie B. Brunori è al primo anno di Serie B, Vera, perché ne ha fatto un altro con la Virtus Entella, disastroso. Poi andiamo a vedere gli altri giocatori. Aurelio lo sta lanciando Corini, che giocava in Serie C. Masciangelo è uno che la Serie B la conosce, ma a parte Verre, non ci sono questi giocatori che tu dici: io so come si vince, aspetta che ve lo spiego. Quindi Salvatore, va allenata questa mentalità. Salvatore, se tu fossi Corini, cosa diresti alla squadra? Divertitevi, come dice Giuseppe? Se io fossi Corini, penserei quello che ha detto Fabrizio. Direi invece quello che ha detto Giuseppe, perché è giusto che lui non solo alzi l'asticella, ma deresponsabilizzi la squadra e quindi gli dica di divertirsi, di far vedere un momentino, e poi li spingerei anche sul fatto che dire: ragazzi, attenzione, questo è un anno per noi fondamentale, perché bisogna poi preparare poi la prossima stagione in cui nessuno può più aspettare. Chi è pronto di voi? E tocca ai giocatori rispondere. Queste sono dei veri e propri esami di maturità per tutti, proprio per tutti, tutti, tutti. Si esclude appunto Di Mariano, Ver, ma per gli altri devono dire: ragazzi, io sono in grado di restare, di contribuire alla scalata alla Serie A, perché il Palermo punta alla Serie A. Questa è la verità. Giuseppe, quando parli di divertitevi, parli anche di un modo di giocare con più fantasia e magari meno gioco mandato a memoria? Ma no, guarda, io di passi in avanti nel gioco io li ho notati nelle ultime partite. Parlo anche della paura che magari può subentrare nel gestire un risultato di vantaggio. Il Palermo ha comunque gestito non benissimo i vantaggi nelle ultime partite, sono durati sempre pochi minuti, quindi appunto io mi riferisco soprattutto a questo atteggiamento qui, anche perché, voglio dire, sempre per il discorso cosa diresti se fossi Corini, intanto direi: ragazzi, state dimostrando di essere difficilissimi da battere, facciamo uno step in più in questo momento, cioè, perché hanno perso una partita nelle ultime 15, facciamo uno step in più, cerchiamo di vincere le partite in maniera convincente, senza andarci a accontentare o senza andare in assillo o subire l'avversario, come è successo a Perugia, come è successo fino a 2 giorni fa. La regia mi fa incombere Corini alle spalle, questo mi inquieta un pochettino perché non posso andare oltre, però adesso vediamo anche... Siamo a questo proposito un po' chiamati in causa, perché è troppo lungo, ma Simone Giunta dice: 5 vittorie nelle ultime 17 partite di campionato e siamo arrivati al punto in cui il tifoso non può più criticare Corini, perché una parte del giornalismo locale attacca aspramente tutti coloro i quali vanno contro il mister. Diciamo che questa è una visione abbastanza, secondo me, parziale, perché bisogna sempre ricordarsi qual era l'obiettivo di questa squadra. Guardate, io combatto con milioni di messaggi a settimana fra sito, pagine Facebook, e vedo di tutto e di più. A parte il fatto che non capisco il perché ci si esprime su Facebook spesso con un linguaggio che non verrebbe usato a casa propria, quindi senza nessun freno inibitorio nei confronti anche della dignità degli altri. Corini è criticabilissimo, lo abbiamo fatto anche noi, lo facciamo quando capita, purché però, ecco, le critiche vengano motivate e vengano supportate da fatti o teorie. Il tifoso può criticare, deve criticare, non può soltanto criticare, secondo me, e questo capita a molti. O spuntare quando c'è da criticare. O spuntare, io se volete, mentre tu adesso vai a cercarti i messaggi, io vi vorrei prendere
i messaggi che sono arrivati nei primi 20 minuti, se andate su Stadio News, la diretta testuale della partita, vedrete che nei primi 20 minuti è arrivato di tutto e di più. Vorrei sapere, adesso li vado a recuperare, così nel frattempo ci divertiamo anche. Cioè, ci vuole un minimo di equilibrio, c'è gente che dopo 3 minuti o una palla sbagliata già emette sentenze. Il tifoso ha dei doveri non codificati, che è quello di tifare, ha anche il diritto di criticare, può farlo con la libertà di espressione che magari la stampa qualificata, quantomeno non quella da carrettino in mezzo alla strada, si può sbilanciare, però non è vero comunque che non si può criticare Corini, criticatelo quanto volete, ripeto, con un qualcosa a supporto però, altrimenti diventa un po' un problema. Allora, molti si interrogano su Gomez, perché debba giocare lui e non Damiani, visto che da quando è rientrato Gomez il Palermo non vince più. Sono in tanti a criticare Non vinciamo più per colpa di Gomez? Sì, la sintesi sarebbe questa. Salvatore, rispondiamo o non serve? Ma io sono un estimatore di Damiani, ma Gomez è assolutamente insostituibile in questa squadra. Poi c'è Alex Di Lisciandro che dice: seguendo il discorso che avete appena accennato sui giocatori entrati e fuori fase, cosa pensate di Valente, completamente stanco, svogliato? A me mi è sembrato spompato, ecco, mi è sembrato non svogliato ma spompato, cioè come uno che, è uno che ha tirato la carretta per 4 mesi e che adesso sta tirando il fiato. Questa è la mia personale opinione, anche perché Valente non è uno, è uno sanguigno, è uno che ci mette tutto nella partita. Non so, Giuseppe e Salvatore, se avete dei giudizi diversi. Ma a me Valente diciamo che di base è sempre piaciuto di più partendo da titolare, non ricordo mai grandi partite di Valente subentrato dalla panchina, per non parlare del fatto che appunto era entrato in un momento un po' particolare in cui appunto il Palermo dopo il 3-2 non stava gestendo benissimo il vantaggio. Però sì, è chiaro che c'è anche un po' di stanchezza probabilmente che sta subendo questo giocatore, tant'è che nelle ultime uscite gli è stato preferito sempre Di Mariano. Abbiamo una domanda per Salvatore Geraci di Angelo Ferlazzo, dice: ma non potrebbe giocare con Valente e Di Mariano, se sottintende il Palermo, nel centrocampo a 5, quindi immagino due esterni, da un lato Di Mariano e dall'altro Valente. Salvatore. Sì, tutto si può fare. Prima abbiamo giocato anche con Valente e Di Mariano. Valente ha reso bene però per le partite che ha giocato, questo lo dovevo dire come parentesi per riguardare il discorso precedente. Ma sai, se tu c'hai poi dei giocatori come quelli che ha preso il Palermo, se cominci a prendere Vere, se cominci a prendere Tutino, è chiaro che devi dare una fisionomia che tu ritieni la migliore, e secondo me Corini la sta cercando. Poi, ero un attimo sui commenti alla diretta testuale della partita. Tu sai che ogni domenica ne facciamo la diretta testuale. Come di quello no? Che accade, i commenti in tempo reale ovviamente lasciano il tempo che trovano. Subito Gomez sul banco degli imputati, era meglio Damiani. Poi ce n'è un altro che però è un caso umano, è uno che scrive spesso: vergognatevi tutti, l'unico che ha criticato due campagne acquisti vergognose sono stato io. Ovviamente poi la colpa, neanche a dirlo, è anche della stampa, perché si sveglieranno finalmente i giornalisti palermitani a criticare questa proprietà, o dovremo ancora assorbirci le continue leccate di C? Ora, questi sono casi umani, comunque insomma, era questo il tenore dei messaggi. Io questo non lo accetto, fermo restando che poi ognuno può dire la sua, ma insomma si qualifica da solo, perché se contestiamo anche la proprietà, diciamo che ha fatto quello che ha fatto fino ad ora e non ha sbagliato una virgola di quello che ha programmato, mi sembra un po' eccessivo. Poi il calcio è bello perché è vario. Ancora messaggi. Sergio Cinà, la domanda viene spontanea per venerdì, ma chi segnerà in questa squadra per ottenere i 3 punti che sono diventati un vero miraggio? Beh, potrebbe segnare Tutino intanto, visto che abbiamo fatto l'accorato appello a Di Mariano e ci ha ascoltato, lo facciamo anche a Tutino, che probabilmente giocherà, e chissà che non ci regali un gol, per esempio. C'è chi
vorrebbe ancora il mental coach. Luciano Badolato dice: salve, forse anche quest'anno avremo bisogno del mental coach. Un saluto a Salvatore Geraci. Non c'è il mental coach? No, quest'anno no. Quest'anno. Ciao Luciano. Poi abbiamo Francesco Biondolillo che dice: l'errore semmai può essere sottovalutare gli altri per la posizione in classifica, a maggior ragione servirà un cambio deciso di mentalità. Siamo davvero tanti messaggi. Angelo Ferrazzo fa una previsione: il Palermo si prenderà il posto della regina già da questa settimana. Speriamo bene. In tutto questo io però volevo ricordare intanto che si gioca venerdì sera, ma noi saremo comunque sempre lunedì in onda, che la partita con Modena non mi sembra esattamente agevole, anche se il Modena si è risvegliato col Pisa dopo 3 sconfitte consecutive. Era una squadra che è partita bene e poi è un po' risucchiata. E ci sono 2 certezze che non giocheranno, una certezza: non giocherà Marconi, che salterà per un mese, almeno per un mese, secondo me anche forse qualcosina in più, e si aspettano responsi strumentali per Brunori, ma visto che siamo già al terzo giorno dopo la partita, direi che non giocherà sicuramente contro il Modena, sperando che le notizie siano buone e che possa essere ristabilito per la partita successiva. Allora, il cambio di Brunori è il primo cambio sostanzialmente che interroga un po' tutti. Salvatore, si può fare a meno di Brunori un quarto d'ora, lo ha fatto più volte Corini, però partire senza Brunori è una situazione nuova. Che faresti? Voi dite nel titolo: con il Modena si cambia. Io dico: non si sa quel che si trova, perché sostituire Marconi non è facile. La difesa continua a subire gol, alcuni dei quali spiegabili. E poi, perché Brunori sarebbe una vera sciagura perderlo, perché è l'uomo che sorregge la squadra, porta punti. Un Brunori sovraccarico di responsabilità e di lavoro, che nel Palermo ha sempre giocato fin dalla scorsa stagione, anche se ultimamente con la Ternana, col Pisa e Cittadella si è preso un poco di riposo nel finale della partita. Alla lunga, a me viene in mente piuttosto che alla lunga certi sforzi si pagano. Certo, mi sembra quanto originale, per esempio, che una squadra come il Palermo, guidata da una società come il City Group, non abbia ancora un campo di allenamento tutto suo, direi, è con un terreno di gioco all'altezza della situazione, che sia costretta ad andare in città per fare palestra, eccetera, eccetera, fisioterapia e quant'altro, e che insomma non ci sono certi, vorrei non entrare insomma in un campo delicato, non essendo né medico né allenatore, ma anche abbiamo avuto tanti infortuni in stagione. Beh, Brunori ha tirato la carretta, ci stava anche. Scusa, se vuoi sapere chi mettere al posto di Brunori, io direi che il dubbio non esiste quasi, perché Tutino mi sembra quasi scontato, insomma, oltre che ovviamente lì. Soleri fa il Brunori e Tutino fa l'esterno, diciamo, seconda punta. Esatto. E ovviamente speriamo che Brunori sia soltanto, diciamo, un fatto episodico e che salti soltanto una partita, ma lo sapremo nelle prossime ore. Giuseppe, però l'esperienza ci insegna, e in questo devo dire che il Palermo ha già una rosa un po' più competitiva, che sei bravo se quando esce uno ne entra un altro pressappoco di valore uguale. Ora però vorrei dire, può essere che Tutino si sblocca senza avere il paragone con Brunori, senza avere questa presenza ingombrante di Brunori. A volte capitano così le esplosioni. Ma esatto, proprio in questi momenti, ma infatti è proprio quello che ho auspicato a inizio trasmissione, anche se sono dell'idea che Tutino andrà a fare il Brunori, secondo me, come posizione, nel senso che Soleri... diciamo già dalla scorsa stagione, anche quest'anno, in queste ultime partite, è un giocatore che sta dimostrando di avere questo ruolo, mi viene da dire, coprendo tante zone d'attacco del campo, perché in certi momenti te lo trovi sugli esterni, in un momento sotto punta, insomma, quindi io credo che Tutino andrà a ricoprire proprio le zone d'azione
di Brunori. E mi auguro che arrivi da lui il gol partita, perché quella col Modena è davvero una partita troppo importante dal punto di vista della classifica, perché poi ci sono anche degli scontri diretti, ci sarà Regina Cagliari, volendo ci metto dentro anche Como Parma, visto che giustamente si sottolineava poco fa come anche il Como ultimamente sia risalito in classifica, quindi i tre punti venerdì sono davvero fondamentali, perché sì, ok, i playoff sono lì, ma siamo in una fase del campionato in cui ormai difficilmente ti potranno aspettare fino alla fine. Fabrizio, allora Di Mariano, Soleri e Tutino sono i tre che saranno in prima linea. Verosimilmente. Tu sei più sulla mia strada? Cioè Soleri fa i Brunori o lo fa Tutino come dice Leone? Non lo so, Soleri ha più caratteristiche da prima punta rispetto a Tutino. Anche quindi perché... dai ragione a me. Sì. Anche perché non potessi, diciamo, perché essendo fisicamente. No, vabbè, me ne frego, te, dico però quando vicino, ne azzecchi una, dico ti devo assecondare. Però, siccome abbiamo un minuto di tempo, dobbiamo anche porci un problema. Marconi è mancato anche l'altra volta. Qualcuno dice e si è visto. Ora, non è che Bettella sia improvvisamente un giocatore scarso, ha giocato certamente male, però il dubbio c'è. Abbiamo Orihuela, abbiamo Graves. Abbiamo anche la possibilità, volendo, di mettere Matteo in centrale e Buttaro a destra. Che succederà secondo te? Ma credo che Graves tornerà prepotentemente in ballottaggio per una maglia, credo che sia, diciamo, anzi la scelta obbligata per il reparto centrale della difesa. Secondo me ritornerà Sala a giocare sulla sinistra e poi bisogna capire che cosa può accadere in questi giorni. Vabbè, ora stabiliamo la formazione e poi gliela mandiamo a Corini su WhatsApp, così non farà sicuramente errori. Salvatore, grazie di esistere, siamo a fine tempo, grazie a Giuseppe Leone, anche oggi la nostra ora scarsa è volata via, grazie anche ai vostri commenti, continuate a interagire, saluto gli amici di blog, gli amici di stadionews.it, gli amici di Video Regione, saluto perfino Fabrizio Vitale, ciao Guido, il nostro capobanda, quello che con la bacchetta dirige l'orchestra, sembra impossibile ma è così. Grazie anche alla regia, arrivederci, a lunedì.